È stato un impatto importante, questa è una pandemia, quindi come dice il nome ha interessato globalmente tutti i paesi, o quasi tutti i paesi del mondo, in maniera imprevista, in maniera imprevedibile. Non vedevamo una situazione analoga da oltre 100 anni, dalla spagnola del 1918. Quindi l'impatto è stato particolarmente notevole in alcune regioni del nostro paese, a partire dalla Lombardia, il Veneto e l'Emilia-Romagna. In Friuli-Venezia Giulia c'è stato un coinvolgimento più contenuto, anche se comunque sono numeri piuttosto elevati, intorno ai 3.000 casi osservati, e la popolazione ovviamente è stata coinvolta in particolare dal lockdown, che ha permesso comunque di contenere il fenomeno in maniera significativa, e ci auguriamo continui così nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Dunque, a livello locale, appunto, il Friuli Venezia Giulia è stato interessato in un secondo tempo rispetto alla Lombardia e rispetto al Veneto, quindi è stato avvantaggiato dal fatto di potersi attrezzare per tempo. Sicuramente l'organizzazione sanitaria è dovuta cambiare, ha dovuto subire delle trasformazioni importanti, perché molti reparti, al di là del reparto di malattie infettive che si occupa specificamente di questa infezione e delle infezioni in genere, non era sufficiente questo reparto. Quindi le strutture, in particolare ospedaliere, ma anche extraospedaliere, si sono dovute attrezzare in maniera diversa. Molti reparti che accoglievano pazienti con patologie diverse hanno dovuto prestarsi ad accogliere pazienti con questa infezione per poter gestire questo tipo di epidemia nella maniera migliore. L'esperienza ci ha aiutato molto nel poter assistere i pazienti Covid positivi, in particolare quelli con polmonite, che sono la maggior parte dei pazienti che vengono accolti in ospedale, sono pazienti che appunto presentano una polmonite acuta, e abbiamo potuto assistere a un contenimento notevole dei casi proprio grazie alle misure di lockdown, che sono state molto, molto rigorose anche in questa regione, anche in questa città. Attualmente noi abbiamo numeri molto contenuti di pazienti ricoverati e soprattutto di nuovi pazienti con l'infezione da Covid-19, si contano sulle dita di una mano. Quindi rispetto al mese di marzo, in cui siamo arrivati ad accogliere oltre un centinaio di pazienti nell'area triestina, negli ospedali di Trieste sono stati accolti circa un centinaio di pazienti nel mese di marzo, altrettanti nel mese di aprile, mentre nel mese di maggio poche decine. Quindi c'è un trend epidemiologico che è in linea con quello del paese, cioè un numero molto contenuto di casi, e di giorno in giorno vediamo meno casi, quindi ci attendiamo che la situazione vada sempre più migliorando. Allora, questo è un virus nuovo, ed è anche questo
uno dei motivi per cui ci siamo trovati impreparati, non solo noi infettivologi, ma tutto il mondo scientifico e il mondo sanitario si è trovato impreparato perché non è un virus influenzale, è un virus che fa parte appunto di questa famiglia dei coronavirus, che sono virus che normalmente provocano il raffreddore comune. Nel caso particolare, invece, questa tipologia di coronavirus provoca una patologia molto più grave. E direi che i passi avanti sono stati importanti sia dal punto di vista assistenziale, perché abbiamo compreso quella che è la patogenesi, che sono i meccanismi attraverso i quali il virus aggredisce l'organismo umano. E attraverso la comprensione di questi meccanismi stiamo attuando delle terapie che sono più efficaci di quelle che facevamo all'inizio dell'epidemia. Il virus sicuramente non è mutato, uno degli argomenti molto discussi è quello se il virus ha subito delle variazioni e significative che hanno portato a una minor aggressività di questa infezione. In realtà non è così. Ad oggi sappiamo che il virus è altrettanto patogeno di quanto fosse nei mesi precedenti. In realtà abbiamo imparato a trattarlo in maniera più efficiente. Per quanto riguarda la terapia più importante in infettivologia, che è la terapia antivirale, stiamo sperimentando nell'ambito di uno studio multicentrico internazionale coordinato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, un farmaco che ha molte aspettative, che si chiama Remdesivir e che agisce proprio inibendo la replicazione del virus, in pratica uccidendo il virus. E questo farmaco sta dando molte aspettative perché una sperimentazione preliminare condotta negli Stati Uniti e in altri paesi europei ha dimostrato che è in grado di ridurre la mortalità e la morbilità, cioè gli effetti che il virus comunque provoca nell'organismo umano. Un altro filone di ricerca sul quale stiamo lavorando e stiamo pubblicando alcuni dati importanti è il filone che analizza i fattori di rischio che conducono alle fasi più gravi della malattia in una popolazione in particolare anziana. Ma come sappiamo, non solo gli anziani, anche i soggetti più giovani, in alcuni casi, quando ci sono delle patologie concomitanti, possono andare incontro alle forme gravi di Covid-19. In questo senso abbiamo dei dati sicuramente interessanti per poter comprendere il motivo di questa evoluzione sfavorevole che la patologia ha in alcuni pazienti piuttosto che in altri.